Lotta alla criminalità organizzata, tutela dell'ambiente e difesa dei deboli in primis, donne e giovani sono i tre assi che hanno guidato l'azione del Comando Provinciale dei Carabinieri di Salerno ieri in festa per le celebrazioni dei 208 anni dalla fondazione dell'Arma. Per il comandante provinciale Gianluca Trombetti la prima festa dopo la pausa legata alla pandemia, l'ultima a Salerno che lascerà a settembre per un nuovo incarico al Comando Generale e nel suo intervento il colonnello Trombetti ha evidenziato il legame proprio che si è generato con il territorio salernitano. Lascio un pezzo di cuore a Salerno, sono trascorsi tre anni impegnativi, tre anni stimolanti, tre anni nei quali il confronto con il territorio è stato di crescita bionivoca. Ho cercato di dare tanto, ma ho ricevuto tanto dal territorio, dalla gente e dai miei carabinieri. Comandante, la lotta alla criminalità organizzata, come ha giustamente sottolineato lei, l'Arma dei Carabinieri è stata impegnata anche su più fronti, la tutela ambientale, lei ha ricordato, e anche la tutela dei più giovani. Sono tre fronti che ci coinvolgono in maniera particolare, poiché costituiscono dei pilastri strutturali che fanno parte del nostro ordinamento, e combatterli e contrastarli in egual misura aiuta la collettività e la comunità ad elevare l'indice di democrazia presente nella nostra nazione. La cerimonia aperta dalla sfilata di gonfaloni, gli onori al comandante, la deposizione di una corona ai caduti, seguita anche da un centinaio di bambini delle scuole salernitane, è stata anche occasione per premiare militari che nel corso di diverse attività si sono distinti in operazioni di particolare significato. Nel suggestivo scenario del Lido dei Carabinieri, l'inno d'Italia eseguito dalla coppia di musicisti Letteriello Gibboni. Hit me!